Ultimamente, per colpa del freddo, non sto più scendendo in cortile e quando scendo non mi piace rimanere in piedi come una statua. Allora cerco dei posti comodi dove sedermi, non trovando il loro né il comfort né la comodità che cerco. Infatti, il posto più comodo rimane sempre la panchina. Ma questa panchina ha vissuto momenti migliori. Peccato che il tempo l'abbia rovinata, facendo perdere la lucentezza al legno e rendendola poco appetibile alle nostre chiappe. Quello che voglio fare alla nostra panchina è ridargli nuova vita. Gli diamo una bella grattata al legno, una pitturata perché la proteggerà dagli agenti atmosferici. Quindi, direzione Brico, via! Niente raga, abbiamo portato qua dietro la nostra panchina. Peccato solo che è umida e quindi non si può né grattare né tantomeno pitturare. Quindi dobbiamo aspettare un paio di giorni. Sono passati 2 giorni dall'ultima clip che avete visto. Il tempo non è stato a nostro favore. Andiamo a vedere se si è asciugata la panchina. Olè. Dai, si può cominciare a lavorare. Vetra che vogliamo utilizzare. Essendo difficile da grattare, iniziamo a utilizzare una grana grossa. Tutta la segatura fino alle orecchie. Andiamo a prendere l'aspiratore. Ok, per quello che dobbiamo fare noi siamo più che soddisfatti. Ora manca lo schienale. Vai! Eccoci qua raga, attrezzatissimi di tutto. Abbiamo comprato un pennello da 50 mm di larghezza, rullino nuovo. Qua abbiamo il diluente per diluire la nostra pittura, che è un impregnante assolvente per il legno. Io ne avevo già una in casa ma era trasparente. Quella che abbiamo comprato invece è color noce scuro, molto simile al colore del legno originale di questa panchina. Quindi adesso apriamo la tolla, diluiamola pochissimo col diluente, mescoliamo e iniziamo a dare la prima mano. Prima mano l'abbiamo data e già inizia a prendere forma. Sindaci di tutta Italia, chiamatemi che vengo a pitturare le panchine dei vostri parchi pubblici, ovviamente non gratis. Aspettiamo un paio d'ore e veniamo a dare la seconda mano. Oh, la prima mano di pittura si è asciugata, è arrivato anche il buio, beh, direi che è ora di dare la seconda mano.
ecco qui, abbiamo finito di dare la seconda mano alla nostra panchina. Domani mattina vedremo il risultato. Sono passate 12 ore dalla seconda mano. Vediamo com'è la panchina ora. Oh, guardate come ha ripreso vita il colore del legno. Ora sì che posso finalmente dire benvenuti sulla panchina di Davide Sfruttari. Beh, se pensate che l'abbia fatta da un lato solo, siete veramente dei malfidenti. L'ho fatta anche dietro e sotto. Questa era solo una panchina delle tre. Ne abbiamo altre due da fare. Raga, se volete vedere altri video come questi, metti mi piace e condividi con tutti i tuoi amici. Ciao!